Bentrovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. Un tema soltanto in questo nostro incontro ed è questo. Perché martedì 26 ottobre si è tenuta la seduta del Consiglio regionale monotematica. All'ordine del giorno la discussione relativa alla comunicazione della Giunta regionale in merito alla situazione della sanità toscana. E quindi indicazioni operative alle aziende sanitarie per contenere la spesa e per recuperare 150 milioni, variazione di bilancio di previsione 2021 per 66 milioni, 53 milioni di contributi in conto capitale destinati a sostituire il finanziamento di investimenti già realizzati o in corso di realizzazione da parte delle aziende sanitarie, 70 milioni di fondi nazionali per lo sviluppo e la coesione rimodulati a favore del sistema. È questa la manovra della Toscana per recuperare l'equilibrio economico in sanità. E la portata dell'operazione è stata esposta dall'assessore Simone Bezzini con una comunicazione al Consiglio regionale della Toscana e mentre elenca cifre e iniziative in corso, tra cui lo scrupoloso monitoraggio della spesa sanitaria, si è soffermato più volte sull'inadeguatezza delle risorse che lo Stato ha destinato proprio per coprire i costi della pandemia. Su questa comunicazione ascoltiamo anche i consiglieri regionali che hanno assistito appunto alla seduta d'aula, partendo proprio però dall'assessore Simone Bezzini. Intanto noi dobbiamo partire da un dato, cioè l'ultimo bilancio, diciamo, che è quello che si è chiuso è quello del 2020 e lo abbiamo chiuso in equilibrio. Questo, diciamo, è il primo elemento che dobbiamo ricordarci sempre, un elemento non scontato perché il 2020 già aveva risentito di un'impennata forte dei costi per fronteggiare la pandemia e la Regione Toscana, diciamo, con una molteplicità di interventi che hanno mobilitato anche risorse dal bilancio regionale e con l'ottenimento di più di 80 milioni per ristorare i costi Covid del 2020, ha chiuso, diciamo, il bilancio 2020, diciamo, in perfetto equilibrio. Ora siamo impegnati perché ciò avvenga anche nel 2021, sapendo che questo è un lavoro un po' più complesso rispetto al 2020. Perché? Intanto perché il 2021 è un anno in cui i costi Covid riguardano 12 dodicesimi, cioè ormai è chiaro a tutti che stiamo convivendo con la pandemia, abbiamo iniziato al 1 gennaio e arriveremo a dicembre, diciamo, dovendo convivere con la pandemia, il che significa organizzare tutta la filiera di contrasto al coronavirus e in più continuare a lavorare, diciamo, nella campagna di vaccinazione. In aggiunta a questo, il 2021 è stato un anno dove sono tornate a crescere, seppur in un quadro di difficoltà nella relazione tra offerta e domanda, i volumi di attività delle aziende sanitarie. Per questo noi, da una parte, come dire, abbiamo chiesto alle aziende una particolare attenzione, diciamo, nella gestione delle risorse finanziarie. Dall'altra, la Regione Toscana si è già impegnata a mettere in atto una serie di misure per sostenere le spese di natura sanitaria e poi la partita più grande ce la giochiamo con i livelli nazionali. Vorrei ricordare che tutte le regioni, nel senso in maniera unitaria, indipendentemente dal colore politico, hanno inviato una lettera al governo chiedendo che venissero rimborsate le spese sostenute per fronteggiare il Covid e per l'organizzazione della campagna di vaccinazione. È chiaro che molto dipenderà da quante risorse, diciamo, le regioni riusciranno ad ottenere dal governo. Io mi auguro una cifra consistente, diciamo, superiore almeno ai 100 milioni di euro, perché questo aiuterebbe molto il percorso nella convergenza verso l'equilibrio finanziario che sarà verificato nella primavera estate del 2022. I sistemi sanitari sono sottofinanziati ormai da anni. Negli ultimi 10 anni, dal 2010 a oggi, l'aumento del fondo sanitario è stato inferiore allo 0,90%,
inferiore all'inflazione. Quindi è evidente che i sistemi sanitari regionali, non solo quello toscano, non possono far fronte a un servizio in più come quello che si è messo in piedi per l'emergenza Covid con le risorse del fondo sanitario. Quelle risorse o vengono da altre fonti o se no non è possibile trovarle all'interno del sistema sanitario. La Giunta oggi ci ha quantificato con precisione, e cioè oltre 500 e rotti milioni di euro nel 2020 e 640 nel 2021. Queste cifre devono essere in qualche maniera coperte da altre fonti di finanziamento. Questo mi pare l'elemento fondamentale sulla quale spero esca poi un pronunciamento unitario. Vedo con dispiacere alcuni posizionamenti pretestuosi di alcune parti dell'opposizione che citano altri aspetti che non c'entra niente, come la Toscana 100, che è un'azienda che non ha assolutamente nessun elemento di disavanzo o di malfunzionamento, come si sa da bilanci. Ricordo, la Toscana ha bilanci certificati non solo dai revisori, che non sono nominati da noi, non solo da controllati dalla Corte dei Conti, ma c'è addirittura un organo di revisione esterna che controlla tutti i bilanci della sanità toscana. Quindi mi pare davvero un elemento assolutamente pretestuoso. In questa comunicazione non troviamo tra l'altro tutta la fase della prima gestione pandemica, che è quella secondo noi che ha portato la Toscana nelle difficoltà che vediamo ora. Mi vengono in mente i costi dei dispositivi di protezione individuale, mi viene in mente i ventilatori, i famosi ventilatori ordinati e poi mai utilizzati, come mi viene in mente magari tanti investimenti fatti su strutture come il CREAF o come il Campo di Marte, che ovviamente hanno un costo ma che bisognerebbe capire anche se hanno un futuro, e quindi se è stato un investimento, se sono stati soldi buttati giusto appunto per l'emergenza pandemica. Ecco, noi pensiamo si potesse fare di meglio e crediamo che non possa finire oggi questa storia. Noi continueremo a chiedere numeri, dati, perché solo con quelli l'opposizione può essere messa in condizione di poter portare anche qualche proposta per dare soluzioni. Si parla tanto del personale medico, ma io ricordo che ci sono tutte le sigle sindacali che spesso manifestano proprio perché il personale medico manca, quindi è evidente che anche dal punto di vista organizzativo in Regione Toscana la riforma Saccardi, ma anche quello che derivava prima quando Rossi era assessore, ha creato dei problemi gestionali che poi ricadono addosso ai cittadini, e non solo. Il problema del bilancio della sanità è qualcosa che si protrae purtroppo dall'epoca di Enrico Rossi. Sappiamo già che all'epoca c'era un buco, sembra che questo brutto vizio in Toscana non sia passato e che anzi l'emorragia sembra sempre più grande e stia tornando anche col mandato Giani. Ma da parte nostra è stata una discussione doverosa, il tema della sanità è un tema importante, crediamo che in questi anni la Regione Toscana abbia fatto tanto, soprattutto hanno fatto tanto gli operatori sanitari, i medici, gli infermieri, gli operatori, il mondo del volontariato. È evidente che in questi anni il sistema sanitario, essendo un sistema pubblico, abbia sostenuto maggiori costi. Noi riteniamo che l'investimento sul personale sia stato un investimento corretto, giusto, congruo ed era necessario per quanto riguarda il sistema pubblico toscano. È evidente che a questo punto devi mettere a regime quelle che sono le spese rispetto alla sostenibilità di un sistema, bisogna tornare a regime. Credo che sia corretto e doveroso chiedere al governo di dare il proprio contributo rispetto agli interventi economici che sono dovuti esclusivamente alla pandemia, nel contempo anche corretto e doveroso che la Toscana, il sistema sanitario toscano e il bilancio della Toscana sappia coprire con proprie risorse gli oneri del personale. Quindi noi siamo soddisfatti nel merito della comunicazione, siamo ancora più convinti di quello che abbiamo fatto in queste settimane, cioè che non fosse necessario un incremento della tassazione da gravare sui cittadini, ma che dovesse essere fondamentale fare una battaglia politica per il governo per recuperare queste risorse e nel contempo creare delle economie di spesa per non incidere su cittadini e sulle imprese. Sulla sanità non si scherza, quindi qualsiasi centesimo messo sulla sanità per salvare una vita umana, per portare una persona in terapia intensiva, per darle le cure, è speso bene. Non è questo il tema, non lo abbiamo posto in questa maniera. Abbiamo semplicemente chiesto però che ci venisse detto se esiste veramente questo buco di bilancio, e oggi abbiamo accertato che sono 320 milioni di euro quello che manca nelle casse del sistema sanitario regionale, dove è finito. Le risposte non sono state esaustive, non ci hanno convinto. Proseguiremo con tutta una serie di atti ispettivi per capire realmente all'interno dei bilanci delle ASL dove sono finiti quei soldi lì. Abbiamo però anche confermato una cosa al Presidente Giani e a questa Giunta: quando c'è bisogno di Forza Italia c'è,
Sosteniamo anche la battaglia delle regioni nei confronti del governo per avere più risorse per combattere la pandemia, perché combattere la pandemia non è soltanto una questione sanitaria, ma è anche una questione economica. C'è delusione perché c'è una distonia assoluta tra quello che ci viene raccontato in aula e quella che è la realtà. E questo veramente stona. Io continuo a non capire come mai l'assessore Pezzini e l'assessore al bilancio della Regione Toscana, che è Eugenio Giani, non ce ne dimentichiamo, vengono in aula e ci raccontano che nel 2019 la sanità toscana perdeva appena 13 milioni di euro, una piccola perdita tecnica, nel 2020 il bilancio si chiudeva in parità e nel 2021 abbiamo un ammanco di 330 milioni esclusivamente dovuto ai costi Covid che stiamo già cercando di ripianare. Questo non è vero, non corrisponde a verità, ma non lo dice Francesco Torselli o Fratelli d'Italia, lo dicono la Corte dei Conti e lo dice il sindacato dei revisori della USL Toscana Centro. Io trovo invece che i problemi relativi alla sanità toscana siano di vecchia data e tutti i tagli, chiamati razionalizzazioni, che sono state fatte negli anni precedenti hanno soltanto aggravato una situazione già complessa e non hanno migliorato nulla in fatto di servizi e non hanno sicuramente migliorato quello che è l'aspetto del personale, che invece continua a essere molto poco. Gli ospedali minori sono sempre più impoveriti, si parla di eccellenze, ma non si riesce a gestire la sanità territoriale. Quindi il nostro giudizio è fortemente critico nell'operato della Giunta fino adesso e diciamo che non può tutto essere imputato all'emergenza Covid, perché ci sono dei gravi problemi che c'erano già prima ed erano stati sottolineati dalla Corte dei Conti. E quindi vogliamo chiarezza, trasparenza sulle cifre e sugli interventi che si vorranno mettere in atto per scongiurare aumenti delle tasse ai cittadini, perché dopo due anni come quelli che abbiamo affrontato non possono sicuramente affrontare una nuova crisi della sanità, ma neanche un aumento delle tasse e delle richieste nei loro confronti. Una comunicazione che assolutamente non ci può che rendere insoddisfatti, perché è una autoproclamazione di qualcosa che in realtà non sembra funzionare così come viene detto dall'assessore Pezzini nella comunicazione che ci ha appena fatto. Ora vedremo anche la replica del presidente Giani, ma chiaramente in una situazione in cui c'è questo buco di bilancio, se non lo vogliamo chiamare buco chiamiamolo disavanzo, se non lo vogliamo chiamare disavanzo chiamiamolo correttamente squilibrio di esercizio, se vogliamo fare tecnici e fare un tecnicismo, però sempre di questo si tratta, cioè di una mancanza di fondi per la sanità toscana che all'inizio di novembre ci lascia molti preoccupati per la chiusura dell'anno. Ma io ho voluto dare atto che al di là di quello che può essere la dialettica fra maggioranza e opposizione, in realtà è stato un confronto utile perché dà sempre degli stimoli. E ho richiamato l'opposizione alla consapevolezza che i dati della sanità toscana e dell'impegno contro il Covid sono davvero qualcosa di molto importante e che ha riscontrato aspetti positivi. In primo luogo siamo la prima regione per vaccinazione, secondo la Fondazione Gimbe i dati di oggi ci portano ad essere con l'82,4% la regione in cui si è vaccinato di più, infatti i nostri 3 milioni e circa 30 mila vaccinati sono un numero consistente rispetto ai 3 milioni e 668 mila abitanti. I dati del contagio sono quelli che sappiamo, una media di 2.000 contagiati la settimana, lo vediamo anche dai primi due giorni di questa settimana, 204 ieri, 190 oggi, una media che 2.000 alla settimana rispetto alla settimana identica dell'anno scorso in cui eravamo a 16.000 ci si rende conto quanto attraverso la vaccinazione si sta facendo contro il Covid-19. È evidente che ci sono maggiori costi perché c'è il sistema ordinario della sanità che è sempre lo stesso, le patologie e le malattie sono sempre le stesse e conseguentemente a questo il Covid si è venuto ad aggiungere creando le condizioni perché vi siano maggiori costi. Voi pensate solo cosa significa il fatto che l'anno scorso ancora non avevamo le vaccinazioni, siamo partiti a gennaio per fare quella macchina organizzativa che ha consentito e di vaccinare e di curare. Noi abbiamo sostanzialmente qualcosa di cui la regione si è dovuta far carico. Per recuperare questi costi maggiori ho prospettato le tre linee di azione.
disposizione alcuni risparmi da dare alla sanità da parte degli altri settori della Regione. Abbiamo naturalmente una variazione di bilancio fra qualche giorno di 67 milioni di risorse tolte da altri settori destinate alla sanità. Abbiamo spostato i fondi della tranvia di Bagnaripoli, che tanto ancora non era partita, quindi facciamo in tempo a rimetterci col bilancio ordinario della Regione per poter subito sopperire a questi costi. Ma accanto a circa 150 milioni che vengono dalla Regione, auspichiamo 200 milioni che vengono dai risparmi delle ASL, che dal mese di agosto le ASL stanno facendo, e 150 milioni che vengono dai rimborsi Covid da parte dello Stato. Anche oggi ho avuto un incontro con il Vice Ministro Costa, così come mi sento spesso con il Vice Ministro Sileri e soprattutto con il Ministro Speranza, questo obiettivo di avere un rimborso Covid di 2 miliardi, che in Toscana significa 150 milioni, ecco, con queste tre misure noi possiamo arrivare ad equilibrare e a coprire l'equilibrio strutturale di un bilancio. Quindi un dibattito che si è svolto in modo piuttosto forte, però costruttivo, fra opposizione e maggioranza, nell'interesse che tutti abbiamo di far andare bene una sanità toscana che, abbiamo visto oggi in un sondaggio che è stato pubblicato, è gradito dal più del 70% dei cittadini. E con le dichiarazioni del Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, si conclude anche l'appuntamento con Detto del Consiglio. Vi ricordo, per tutte le informazioni e gli aggiornamenti, c'è il nuovo sito internet, che si affianca a quello che già conosciamo, www.inconsiglio.it. Io vi aspetto, come sempre, qua tra 7 giorni, dentro il Consiglio.